Ciao grandissimi! Sono Indo ragazzi, sono qui oggi ragazzi per portarvi questo nuovo video. Oggi nuovo video molto interessante con tantissime nuove curiosità su Assassin's Creed Origins. Difatti, ragazzi, nel video di oggi andrò a parlarvi numerose curiosità appunto sul prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed. Direi che possiamo partire. Una sicuramente delle novità più importanti ultimamente rilasciate riguarda Septimus, il condottiero con l'elmo greco che abbiamo visto in vari trailer di Assassin's Creed Origins. E a riguardo abbiamo scoperto che si tratta di un personaggio storico. Difatti, ragazzi, Lucius Septimus, che possiamo chiamare tranquillamente anche Settimo, era un antico soldato romano stazionato in Egitto nel primo secolo a.C. ed è ricordato dalla storia per essere l'assassino principale di Pompeo il Grande nel 48 a.C. E ragazzi, Pompeo il Grande era il rivale di Giulio Cesare. Collegamento molto importante perché ci fa capire uno dei motivi della presenza di Giulio Cesare in Egitto. E per chi non se lo ricorda, Cesare sarà presente in Assassin's Creed Origins. I gatti, ragazzi, come abbiamo detto, saranno presenti in Assassin's Creed Origins. Precedentemente vi avevo affermato che non si potevano accarezzare i gatti, ma solamente uccidere. Notizia importante, diciamo, è che oltre a poterli uccidere, potremo accarezzare i gatti presenti nel mondo di gioco di AC Origins, l'Assassin's Festival. Avete capito bene, ragazzi? Difatti, su Final Fantasy XV, già da qualche settimana, è presente un festival dedicato ad Assassin's Creed. Difatti, questo festival è un evento appunto all'interno del gioco con una durata limitata che introduce sia nuovi minigiochi che oggetti ed elementi di gioco basati sulla saga di Assassin's Creed. L'Assassin Festival si svolgerà all'interno di Final Fantasy XV fino al 31 gennaio 2018. Sullo store di Ubisoft, ragazzi, potremo comprare la statua Life Size ultra rara di Bayek. E di queste statue ce ne sono soltanto 4 disponibili in tutto il mondo, anche se al momento una è già stata comprata. La cosa assurda è la cifra, difatti il prezzo è di 5.999,99 euro. Ma come mai questo prezzo così alto? Il prezzo appunto deriva dalla life size, poiché ragazzi la statua raggiunge i 220 cm in altezza e rappresenta appunto il nostro protagonista Bayek insieme al suo completo outfit, quindi scudo, arco, lama celata e ovviamente anche l'iconica Aquila Senu. Come già detto in un mio precedente video, è stata confermata la foto mod in Assassin's Creed Origins. Difatti, anche se al momento non sappiamo quanti slot verranno messi a disposizione, la modalità foto ci permetterà di conservare i nostri screenshot per poi condividerli. Difatti, come vi mostro in questa immagine, il gioco ci permetterà di giocare con totale assenza di interfaccia, senza indicatore obiettivo di alcun tipo. Quindi la photo mode ci permetterà appunto di scattare foto anche sott'acqua che verranno poi automaticamente condivise sulla community e che poi vedremo sulla mappa di gioco. Ci sono inoltre informazioni molto interessanti provenienti dallo youtuber Centerstrain, il quale ci mostra come le missioni di Assassin's Creed Origins possano essere trovate ovunque all'interno del mondo di gioco e non necessariamente interagendo con dei personaggi specifici. Assassin's Creed Origins non presenterà le famose missioni secondarie senza valore o significato e incentrate soprattutto su oggetti collezionabili da ricercare nella mappa di gioco. Poiché, come detto anche dallo staff di AC Origins, l'Egitto non sarà soltanto un luogo che vorremmo esplorare perché è un mondo fatto di location particolari, ma prendendoci il nostro tempo per andare a visitarle, troveremo anche elementi che avranno valore per noi, sia che riguardino la lore, sia che riguardino il gameplay. Come confermato da Ashraf Ismail, ci saranno salvataggi multipli all'interno di Assassin's Creed Origins. Per quanto invece riguarda il Discovery Tour, è stata confermata la presenza di una voce narrante che ci farà da guida all'interno appunto di questa modalità. Per ulteriori informazioni, ragazzi, vi rinvio appunto al video che ho realizzato pochissimo tempo fa su appunto il Discovery Tour.
Come detto anche in un mio ultimo video, che vi lascio sempre nelle schede, fra i contenuti gratuiti presenti all'interno di AC Origins ci sarà il Bazar del Nomade, che ci darà nuove quest da completare ogni giorno e se le completeremo ci offrirà delle ricompense. Tra le ricompense, ragazzi, possiamo anche trovare materiali leggendari, come cristalli di carbone, e inoltre offrirà anche la possibilità di acquistare, con la valuta del gioco, alcune loot boxes, ovvero contenitori che avranno al loro interno un elemento di equipaggiamento casuale, nel caso che vi sto facendo vedere un'arma o uno scudo, in modo che il giocatore possa comunque provare la propria fortuna nell'acquisizione di equipaggiamento migliore. Sempre grazie alle informazioni di Central Strain possiamo dire che il giocatore, una volta che avrà attaccato una fortezza o una zona protetta dalle guardie e ottenuto il suo bottino, se tornerà più tardi nella stessa zona ci potrebbero essere delle nuove guardie, ma gli oggetti recuperati non riappariranno più. Se il giocatore inoltre necessiterà di una risorsa specifica per il crafting, potrà metterla in primo piano e questa verrà visualizzata sullo schermo mentre si viaggia nel mondo del gioco. Il gioco infatti mostrerà anche sulla mappa le aree in cui tale risorsa può essere trovata, ma il giocatore dovrà comunque effettivamente andare in quelle aree per trovare la sua reale posizione. Informazione molto ma molto interessante è che non sarà possibile combattere con la lama celata all'interno del gioco. Qua lo so che vi ho lasciato un po' di sasso, però ragazzi effettivamente sarà così, non potremo combattere con la lama celata. Sempre parlando di armi, ragazzi, vi posso affermare che sarà possibile utilizzare appunto le armi nelle schermate di caricamento. Tra le ricompense, ragazzi, del DLC gratuito Trails of the God ci saranno anche degli abiti. Cosa che invece non ci sarà saranno invece gli obiettivi opzionali nelle missioni. All'interno di AC Origins inoltre sarà presente una categoria di nemici molto interessanti, chiamati dei P-Lakes, che da quanto riportato saranno davvero difficili da sconfiggere. E questa difficoltà però nello sconfiggerli ci permetterà di avere un equipaggiamento e quindi ricompense di grande qualità. All'interno del gioco ci saranno inoltre venditori ambulanti, altra cosa che invece non ci sarà è un edificio barra villa che il nostro Bayek riconoscerà come casa sua, ma ci sarà un'area intera, probabilmente Siwa, dove la gente conosce Bayek e che Bayek può considerare come la sua casa. Ci saranno invece all'interno di AC Origins dei carri che si muovono nel mondo di gioco, in cui Bayek sarà in grado di nascondersi. Queste, ragazzi, sono una serie di immagini che sembrano mostrare il sistema di surriscaldamento del deserto. Difatti, ragazzi, parliamo dei famosi miraggi di cui abbiamo già parlato in altri video, che si troverà appunto ad affrontare il nostro personaggio per il forte caldo presente nel deserto. E il nostro giocatore, appunto a causa di questo caldo, subirà diversi effetti. In queste immagini, ragazzi, potete vedere dei nemici il cui profilo viene sfocato, e anche una pioggia di scarabei. Come abbiamo effettivamente anche notato, anche lo youtuber Central Strain ha confermato che non verrà rilasciata alcuna informazione sul presente prima del lancio del gioco. Sta di fatto che qualche indiscrezione l'abbiamo comunque avuta, una delle quali sarà alla fine di questo video. E le restanti indiscrezioni, ragazzi, ve le ho raccolte in questo video. Mi raccomando, cliccateci se siete interessati appunto delle indiscrezioni sul presente, che alla fine non sono tutte indiscrezioni, quindi sono molto interessanti. All'interno del gioco, ragazzi, non sarà possibile ripetere le quest. Il team però sta pensando di aggiungere questa funzionalità dopo il rilascio del gioco. E appunto a causa di questo nuovo sistema delle quest, il gioco non avrà più sequenze e ricordi. AC Origins inoltre conterrà gli abiti Legacy, ovvero gli abiti dei protagonisti degli altri giochi della saga, e questi appariranno in un modo che avrà senso all'interno del gioco stesso, per evitare che fossero semplicemente inseriti per caso. E a proposito di quest'ultimo punto, ragazzi, Ashraf Ismail ci ha confermato, notizia davvero interessantissima, che saranno presenti degli easter egg all'interno di Assassin's Creed Origins, e questi easter egg riguarderanno i capitoli precedenti della saga di Assassin's Creed. Speriamo quindi e ci attendiamo degli easter egg davvero bomba, che troverete ovviamente sul mio canale. Informazione molto interessante che riguarda il combattimento navale. Difatti ci è stato affermato barra spoilerato è che appunto il combattimento navale
apparirà in una piccola porzione all'inizio del gioco, anche se probabilmente ci saranno delle parti di combattimento navale anche più avanti nel gioco. Ritornando a parlare degli abiti e degli outfit, Center Strain ci dice che saranno generati in modo casuale. Difatti lo youtuber afferma che noi giocatori avremo il nostro stile. Quello stile di abito sarà fatto in diversi modi, con diversi colori e con diverse fantasie. E come ha potuto constatare anche lui, andando due volte dallo stesso venditore, si potrebbe non avere accesso agli stessi abiti della volta precedente. Ci saranno però e comunque degli abiti specifici che costeranno molto denaro e saranno unici e particolari. Tutto quello che comunque riguarderà gli abiti sarà soltanto di natura estetica. Ciò che conta in termini di statistiche del personaggio sarà l'equipaggiamento da craftare, come la lama celata di Bayek, i suoi bracciali e la corazza, e tutto quello che comporrà la sua armatura. Curiosità molto interessante e molto carina sugli abiti è che se ragazzi Bayek indosserà un abito che ha parte della stoffa che gli copre la bocca, la sua voce sarà smorzata e attutita. Praticamente parlerà tipo così: ehi ragazzi, ciao ciao. Che imitazione fantastica. Come riportato invece da PC Games e Eurogamer insieme anche a GamesRadar, per chi è alla ricerca di una sfida più complessa sarà possibile scegliere tra tre livelli di difficoltà: facile, normale e difficile. Soprattutto se già il combattimento è complicato di per sé, chissà a difficoltà difficile cosa ci troveremo davanti. Fatemi sapere sotto nei commenti a che difficoltà affrontereste Sea Origins. E sempre ragazzi, a riguardo del livello di difficoltà, c'è stato riportato che non si guadagnerà più esperienza aumentando la difficoltà, tranne in un caso, cioè il caso dell'arena, poiché quest'ultima rappresenta il momento di massima difficoltà per quanto riguarda i combattimenti. Quindi in questo caso, appunto per i combattimenti nell'arena, a livello più alto si sbloccheranno ricompense che non si potranno vincere diversamente. Per quanto riguarda invece i termini di durata del gioco, Ashraf Ismail ha affermato che il gioco è davvero grande e non sono mai riusciti a testare tutti i contenuti in un singolo playthrough. E Ashraf ha detto che al momento il suo playthrough è di 50 ore, durante le quali ha terminato la campagna principale, ma non ha neanche lontanamente completato tutte le quest secondarie. Inoltre ragazzi, ci saranno anche delle quest all'interno di Assassin's Creed Origins in cui dovremo fare il detective. Difatti ragazzi, in una quest mostrata agli eventi di anteprima era richiesto analizzare gli indizi su una torre sporca di sangue al fine di capire cosa fosse accaduto all'uomo che era caduto dal balcone della torre stessa. Di conseguenza, da quello che sappiamo, ci saranno delle missioni simili a quelle di Syndicate dal punto di vista della investigazione, che comunque io personalmente ho reputato un contenuto molto interessante del precedente capitolo. Nel gioco inoltre ragazzi sarà presente un'abilità chiamata Hunter Instinct, che permetterà a Bayek di osservare il percorso che un nemico sta per intraprendere. La lama celata, la faretra e la corazza, o comunque il pettorale, avranno 10 possibili livelli di miglioramento. Il loro upgrade migliorerà le statistiche base, come la salute generale di Bayek, il danno potenziale e la capacità della faretra stessa. Andando un pochino a parlare più di questioni amorose, Bayek e Aya avranno una relazione che definiscono adorabile. Difatti ci sarà lei che lo provoca e lui che farà delle facce simpatiche per farla sorridere. Il tutto mentre si organizzano e organizzano il piano strategico per la missione da compiere assieme. Andando invece adesso a parlare dei nemici, come riportato da Eurogamer, uno dei bersagli che Bayek dovrà affrontare è un membro dell'Ordine degli Antichi conosciuto come lo Scarabeo, e il suo metodo preferito di uccidere è seppellire le persone fino al collo nel deserto e lasciarle morire così. Inoltre ragazzi, sarà presente un'abilità che permetterà a Bayek di addomesticare gli animali. Essenzialmente ragazzi, Bayek dovrà prima farli addormentare con un dardo soporifero, che è un'altra abilità che dovrà essere sbloccata all'interno del gioco, e successivamente dovrà addomesticarli con l'abilità appropriata. Dopodiché ragazzi, gli animali ci seguiranno come se fossero il nostro cagnolino. Ci sarà inoltre un'abilità chiamata Eagle Harass, che farà sì che Senu attacchi o distragga le guardie nemiche. Secondo sempre Eurogamer, inoltre nella build che è stata giocata, il livello richiesto nelle missioni principali di Origins era basato su una curva abbastanza ripida.
il che denotava l'incentivo al giocatore di intraprendere quest secondarie o comunque altre attività del mondo per ottenere punti XP ed equipaggiamento, al fine di prepararsi per il successivo avanzamento della storia. Inoltre ragazzi, prima di concludere con l'indiscrezione forse più carina e interessante che riguarda il presente, vi lascio qua in descrizione il link con le specifiche tecniche per poter giocare Assassin's Creed Origins sul PC. E passiamo ragazzi ora all'ultima curiosità, di cui devo assolutamente ringraziare uno di voi. Difatti ringrazio Carlo, il Cavaliere Gamer su YouTube, per questa segnalazione. Difatti ragazzi, ha scovato questa immagine da un video di uno YouTuber, ed è un'immagine molto interessante ragazzi. Come poi riportato anche da un video di Assassin's Creed Center, si tratta di un'immagine del presente. Difatti ragazzi, possiamo vedere questo specie di accampamento, comunque con questa autovettura con a fianco un personaggio, e che appunto possiamo ovviamente considerare un'immagine del presente. Altra immagine, sempre del presente, è quella che vi faccio vedere adesso. Difatti ragazzi, è una foto in cui vediamo William Miles, il padre di Desmond Miles, e di fianco un personaggio che è top secret ancora. E di fianco a loro abbiamo appunto questo laboratorio, sempre nel presente siamo, con questo visore che è lo stesso, da quello che sembra, di Unity e di Syndicate. Quindi ragazzi, queste immagini, che spero di riuscirvi a mettere, perché Ubisoft mi sembra che stia bloccando questi contenuti, io comunque ci proverò. Quindi ragazzi, sono immagini molto interessanti. Vediamo William Miles, quindi è una cosa molto importante, è una specie di bomba questa. E poi possiamo fare delle piccole conclusioni sul presente, che sarà effettivamente presente, scusate il gioco di parole, sta di fatto che queste immagini sono presenti nell'artwork di AC Origins, disponibili con delle varie edizioni speciali. Quindi ragazzi, sono immagini vere, provenienti dall'artwork di AC Origins. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, sarà durato un'eternità, spero vi sia piaciuto e interessato, fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti, sia su AC Origins, ma anche su queste curiosità, su quale di queste curiosità vi ha colpito e vi ha lasciato più il segno, e magari quale di queste appunto vi è piaciuta o quale non vi è piaciuta. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti ragazzi, manca davvero pochissimo all'uscita di AC Origins e ovviamente ce lo giocheremo assieme, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Per questo video è tutto, noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao! Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video.